trovare dentellati forti sul grande tema del clima e quindi insomma la poetanza avanza, come ci diciamo spesso, questo ci fa piacere. E niente, a questo punto passo la parola a Luca Benassi, se vuoi capire, oppure vuoi dire qualcosa? Intanto funziona il microfono? Sì, sì, no. Benvenuti a tutti, grazie, finalmente siamo riusciti a fare questa presentazione. E ringraziamo tutti gli autori, tutti quanti, ma soprattutto voi che siete riusciti a venire qui oggi, e l'editore ecco, Marco Limiti di Edizione Progetto Cultura, che ci ha seguito con la solita precisione e pazienza. E è un lavoro che ha unito molte persone, molti poeti, quindi diciamo che c'è una varietà stilistica e una varietà che però è convogliata dentro una forma, una procedura che è omologante, ma dentro questa gabbia che è l'ottava ariostesca ognuno ha trovato la libertà di esprimere i propri pensieri e anche le proprie esperienze di vita riguardo al tema dell'amicizia. Quindi diciamo che abbiamo voluto tentare questo esperimento, insomma, e poi di mano in mano, quando verrete a recitare ci sono moltissimi poeti che hanno partecipato, verrete a recitare i vostri versi, potete recitare una delle vostre ottave, anche un'ottava di un poeta che non è presente, vi è piaciuto particolarmente, e dire brevemente il vostro parlare della vostra esperienza. Abbiamo purtroppo non moltissimo tempo perché siamo veramente tanti. E un po' di numeri: 896 versi in 112 ottave, siamo 66 poeti, 33 poete e 33 poeti. Siamo riusciti a trovare questa formula perfetta e vi salutano, non sono potuti essere qui, il professor Giorgio Patrizzi, che ci ha regalato una preziosa introduzione, e il grafico che ha curato la copertina, Daniele Mariani, che a mio parere insomma ha fatto un ottimo lavoro perché è riuscito a entrare in sintonia col contenuto del libro, con questa immagine che ha creato per il libro. E quindi dicevo che ci sono molte storie personali, ma oltre a queste ci sono proprio c'è un insieme di notizie che hanno un carattere storico, antropologico, c'è una grande varietà anche linguistica. E dico solo due cose riguardo al fatto che, ecco, all'interno di questo libro ci sono anche delle ottave in dialetto. Noi siamo stati molto contenti di accettare e di avere nel libro anche queste ottave, perché crediamo nella importanza della conservazione del dialetto, perché ha dentro di sé dei termini e poi anche la poesia, dei versi che hanno un'immediatezza, un'autenticità che non sempre si ritrova nella lingua italiana. E quindi abbiamo questi dialetti che sono, ecco, dal genovese al calabrese, il veneziano e il siciliano, abbiamo il romano, il napoletano, il romagnolo e l'urbinate, il dialetto di Urbino. Ringraziamo Maria Lenti, ecco, che è qui con noi, perché è stata lei la prima a proporci un'ottava in dialetto. E questo ci sembra un valore aggiunto a questo libro, perché insomma non lo pensiamo solo noi, già Pierpaolo Pasolini, qui questo anno festeggeremo, insomma si parlerà molto di lui per il centenario della nascita, aveva chiarito il problema della lingua e dell'importanza del dialetto.
Finisco perché vorrei essere molto breve e voglio leggervi una frase che ho letto proprio poco fa su Facebook, che mi si trovato un autore che ha partecipato al nostro libro, Claudio Fiorentini, che vi saluta. Dice: un libro che ha la rara virtù di unire. In un mondo così disunito, l'unione è un grande dono. Penso che valga la pena di ricordarlo, che questo lavoro ci ha unito. Grazie. Innanzitutto io sono molto contento di vedere tanti amici insieme, cosa che non succede. Non si sente parlare in un altro modo. Dicevo che sono molto contento di vedere tanti amici insieme, cosa che non succede spesso. E hanno già detto tutto, molto, gli altri curatori che mi hanno preceduto. Veniamo dall'esperienza di Gabbianò, 33 poeti che hanno scritto in terzina dantesca e ognuno prendeva la rima e l'argomento del precedente. Questa è stata un'esperienza diversa perché ogni ottava, come sapete, è un universo in sé concluso. E quindi, diciamo, il lavoro è stato diverso, è stato quello di unire insieme, di dare una successione che avesse un senso a queste ottave. E devo dire, sarà anche uno dei miracoli che l'unione fra poeti, queste ottave quasi prodigiosamente hanno trovato una logica, hanno trovato un filo conduttore nel tema, nei vari aspetti dell'amicizia, ma anche forse, io voglio pensare, in una sintonia che istintivamente si è creata fra di noi. E questo mi sembra, come metteva bene in risalto attraverso le parole di Claudio Fiorentini Luciano, mi sembra il valore aggiunto più importante che può dare questo libro. Grazie. Mi sentite? Allora proverò a parlare con voce un po' più alta. Intanto grazie per avermi invitato a parlare di questa bellissima antologia. Io prendo le parole un po' da te, perché hai detto che queste ottave si sono messe in modo quasi miracoloso, che effettivamente è vero, un'operazione straordinaria. Io faccio un passo indietro e penso ai due elementi che legano questa antologia, che è la poesia e l'amicizia, no? Sono due concetti su cui una definizione univoca noi non ci abbiamo, no? Come spesso accade nei concetti astratti. Cioè, noi siamo un gruppo di persone, se ci mettiamo qua a cercare una definizione di poesia o di amicizia, passiamo le ore ognuno a dire la sua senza arrivare a un punto. Però quando noi ci troviamo di fronte a una poesia, in maniera irrazionale, istintiva la riconosciamo. Così come del resto riconosciamo quando una poesia non lo è nel suo. In fondo anche così è un po' con l'amicizia. E a me questo libro c'è una sorta di riconoscimento a pelle di queste cose, più che attraverso un processo razionale. E quello che ho avuto, la sensazione che ho avuto prendendo in mano questo libro, ho riconosciuto questi due elementi nel libro, direi a pelle. È un libro che parla dell'amicizia attraverso la poesia, ma è un libro attraverso cui, grazie all'amicizia, si fa poesia, perché è un gruppo, come hai detto anche tu, di amici che si trovano e che si incontrano insieme. Ora, qual è anche una degli elementi che mi hanno, come dire, colpito di questo libro? La poesia e l'amicizia sono due categorie che sono a loro modo messe sotto attacco oggi. Non tanto dal Covid, mi interessa di parlare di questa cosa, si dibatte molto, dibatteremo ancora per i prossimi anni, credo. Ma invece trovo che, in questo senso poi ho fatto anche un accenno, sia proprio la dimensione social a in qualche misura mettere a tacco queste due categorie, no? Ci si incontra, ci si vede in un luogo,
Anche niente. Scusa, no. No, pensavo al sassino. Facevo cenno a Domenico Sacco, scusate. Ah, ok, no, non mi guardare. Vabbè, no, niente, ti preoccupare anche niente. Ci si incontra, ci si vede in una dimensione che è una dimensione eterea, virtuale, dove tutto scorre, Pantarei in qualche misura tende ad andare giù e non si interagisce, casomai si comunica qualcosa attraverso uno status, non si interagisce ma casomai si reagisce, è qualcosa che ci coinvolge me, io rifletto su me stesso. Ed è una condizione, direi, in qualche misura preoccupante. Non è un caso che c'è una sezione che è centrale, che è metti mi piace, solita trafila, che è una sezione particolarmente sentita, particolarmente robusta, anche per numero di testi, sono 11, che è pari solo a quella del tema del rapporto fra amicizia e amore. E questo, mi sembra, faccia capire anche quanto questo tema sia sentito. Se pensiamo che la seconda sezione è più o meno sullo stesso tema, del nostro andare in questo tempo teso, anche lì si riflette sulla barriera tra dell'amicizia, come il mezzo può avvicinare ma può costituire una barriera, bene, questo testo su tutte le 112 ha affrontato ben da 24, e questo mi sembra che sia una riflessione anche importante. La stessa poesia, e questo mi riallaccio invece alle tue di parole, nel social ha una sua forma di degradazione. La poesia si sgrana, si semplifica nello scorrere delle pagine, si confonde nel rumore di fondo, deve farsi breve, potabile, avvicinarsi allo slogan, alla pubblicità, funziona se c'è una foto spesso ammiccante che la sorregge, si misura in like, si misura in mi piace, la poesia si misura in emoticon ormai, no? Quindi ha una sua, perde la sua durezza, la sua stabilità, perde in struttura portante. E allora questo libro mi sembra un antidoto a questa cosa, a partire proprio dall'elemento strutturale, cioè dall'elemento dell'ottava. Ora, quindi qui entriamo un po' nel merito, no? L'ottava, voi sapete quella forma, le avete tutte scritte in immagini, perché almeno la maggior parte di voi forse hanno presentato a questo progetto, hanno partecipato a questo progetto, e questa forma di otto in decasillabi rimati a bici, no? E qui c'è il tema se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè se l'ottava viene dalla tradizione popolare e poi arriva alla grande letteratura, c'è stato citato Ariosto, qualche passo, oppure viene da lì e poi scende invece nella tradizione popolare. Dante Maffia tempo fa mi ricordava, lui fece uno studio sugli argomenti che soprattutto nel nord Italia vengono dati ai poeti a braccio come argomento di discussione, di canto, no? E fra gli argomenti preferiti curiosamente c'era la vita di Torquato Tasso. Ora, sicuramente la vita di Torquato Tasso è una vita abbastanza avventurosa, no? Venata dalla pazzia, quello che volete, però insomma che nei canti a braccio, no? Magari fra i casolari venisse dato questo argomento era una cosa abbastanza curiosa, indicava un po' questo legame, no? Fra l'alto, fra la letteratura e il canto, insomma, in ottava rima. Tra l'altro, apro una parentesi, immagino che molti di voi abbiano assistito a questi contrasti che ci sono, che avvengono fra i poeti dell'ottava rima, no? Gli vengono dati due, gli è dato un argomento, ho scelto, la Roma e la Lazio, allora attaccano un poeta, incomincia a dire Roma è la migliore, cioè, no, per carità, no, la Lazio è la migliore, no, allora il primo poeta fa la sua ottava, che finisce A, B, C, C, e quello deve rispondere, come si dice anche, ti risponde per le rime, cioè devi rispondere per la rima, no? C, D, C, D, C, D, D. E questo ci dice di un'ottava che è una forma di dialogo, di contrasto. Questo libro, e poi chiudo la parentesi, racchiude anche questa forma. Qui ci sono due poeti a braccio, non so se ci sono, non so, io almeno li ho scovati proprio dall'ottava casualmente, che sono Mauro Chicchi e Pietro De Acutis. E se non vado errato, Pietro le dicito, non ci sono, mi fa piacere che anche non faccio fra i 66 autori e autrici, 33, ecco, l'altro, c'è un bello specchio fra autori e autrici. Non so se l'avete scelto o se è stato anche questo uno dei miracoli di cui citavi. Un pochino pilotato, no, veramente era un numero dantesco quasi miracoloso, no? 33, 112, è una cosa veramente astrale, sì. No, ma al di là di quello. Quasi esoterico. Cito due che non ci sono. Il De Acutis fa proprio
due ottave incatenate, cioè con la rima, no, CD, CD, e non so, poi magari qualcuno potrà leggere. E quindi c'è questa, diciamo, l'ottava racchiude tante cose. Allora, ha una struttura, e anche questo è stato citato, un pochettino a matrice. C'è una matrice orizzontale dell'ottava, no? Perché l'ottava si mettono, cioè l'ottava si mettono insieme e costituiscono il più delle volte un poema, una narrazione. I grandi poemi 400-500 utilizzano l'ottava, no? L'Ariosto, il basso, a partire poi dal Boccaccio, l'ottava. Allora, quindi c'è questa struttura orizzontale. Anche nel contrasto dell'ottava rima c'è questo dialogo che procede in contatto. Però l'ottava, è stato detto, ha una sua chiusura lirica, un po' come il sonetto, un po' come il madrigale, un po' come le poesie che noi siamo abituati a leggere nella poesia contemporanea. E quindi sono questa struttura verticale di tante aste che si mettono in questa struttura orizzontale del contrasto e della narrazione. E questo è l'asse portante di questo libro. E questo libro è fatto di queste aste verticali, in qualche misura ogni poeta e ogni poetessa ha tirato fuori sul tema dell'amicizia, che per un prodigio incredibile si mettono, no, in una dinamica orizzontale di poema. Io non credevo ai miei occhi quando qualcuno ha detto, sempre l'ho letto in realtà, no, ma questo ognuno ha scritto la sua, poi i curatori, attraverso un'operazione quasi miracolosa, hanno messo insieme questi tirando, non solo tirando fuori i vari temi, no? Questo forse era la cosa più facile, se vogliamo, no? Me ne leggo, vedo dove andare a incasellare questo e quell'altro, ma mettendoli insieme, veramente in molti casi si fa fatica a dire, ma questo è lo stesso poeta di un altro, no? E questa è una cosa veramente, veramente bella, ed è bella che questo avvenga proprio nell'insegna dell'anonimato. Questo libro va letto senza andare a guardare lui, cioè lo vedi alla fine, non è un caso che si deve mettere così, e passa in terza persona, perché cosa fa che non proprio fanno le antologie. Cosa che non fanno le antologie, infatti definire questa un'antologia sarebbe sbagliato, infatti Marco Limini, che nell'attività di poesia non ha limiti a mio avviso, giustamente poi ha pubblicato questo libro che è proprio un poemetto, un grande poemetto collettivo. Ed è un poemetto collettivo che fa questo baluardo per l'amicizia e per la poesia, ed è una cosa veramente molto bella. Io l'ho accolto con estremo piacere, immagino anche chi ci ha lavorato, chi ci ha scritto con fatica, come l'abbia colto con estremo piacere. Chiudo qua, ti do la parola a Letizia, perché sarai secondo me anche più tecnica, avendo un sacco di appunti, e poi naturalmente ascolteremo l'ottava. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie ai curatori, sono state dette, se mi sentite, sì, sono state dette cose molto belle, importanti, anche molto esplicative. E io, ecco, quello che voglio fare, quindi, è complimenti ai curatori, intanto per la cura filologica, che è stata veramente minuziosa della sillabo e della parte appunto metrica e dell'ottava. E questo poemito, che chiamerei polifonico quindi, ma nello stesso tempo unitario, come è stato detto, perché è difficilissimo individuare le varie personalità poetiche, perché poi si tratta tutti di poeti, ormai poeti affermati, con una loro precisa personalità stilistica, e che solitamente non scrivono in rima, quindi non scrivono in questa forma metrica. Ecco, questo è anche un altro, diciamo, elemento dell'aspetto miracoloso di questo libro, che poi si è andato formando proprio attraverso la perizia anche tecnica e la perizia poetica e il lungo corso poetico dei partecipanti. E voglio dire che inizialmente l'impatto è stato quello di un apparentemente un libro un po' anacronistico, no? Perché ti ritrovi con un libro sia dal punto di vista tematico, che parla dell'amicizia, tema quanto mai abusato, a rischio retorico, e di una forma appunto tecnica desueta come l'ottava narrativa in questi tempi, dove c'è lo sfaldamento totale di ogni forma poetica, dopo insomma le avanguardie, quindi nessuno oggi si cimenta nella scrittura di un sonetto, di un'ottava, è una cosa abbastanza insolita. E invece qui
qui è la forza del libro, secondo me, perché che cosa fa? Richiama i valori fondanti della nostra civiltà in un momento di assoluta precarietà, di assoluta destabilizzazione e di assoluta crisi della, se non agonia, della civiltà umanistica. Quindi trovo che sia appunto questo richiamo a due valori fondanti, che sono quelli della tradizione, quindi del recupero totale della nostra tradizione, e quello del riproporre un legame, e inevitabilmente in tale libro che parlava dell'amicizia doveva essere appunto un libro legato, quindi una legatura appunto un coetare chiuso attraverso la metrica, e quindi le vedo come forme proprio di immunizzazione culturale. Questo è il progetto del libro, immunizzazione, siamo questo termine ormai così di moda, e anche un ricaricare, un tentativo di ricaricare di valore alcune parole che sono assolutamente logorate dall'uso. E tra queste parole ci metto quelle che arrivano dal nostro patrimonio classico greco-latino e che sono appunto la virtus, la fides, che appunto è il valore della fedeltà, di fiducia, su cui è basato il legame dell'amicizia, e parole come probità. Perché andando a rivedere un po' quella che era la nostra tradizione classica, quindi gli autori che nel passato si sono occupati dell'amicizia, e qui c'è un fortissimo richiamo già all'inizio, nella prima parte dell'ottave, quindi richiamo alla tradizione sagustiana, e questo richiamo è importante perché ci porta proprio nell'ambito di una tradizione che è stata praticamente in perfetta crisi. Questa crisi umanistica ne parlava 100 anni fa già Valéry, quando nel 1916 lui pubblicò La crisi dello spirito e disse che non solo gli esseri umani, l'uomo è destinato a morire, è mortale, ma le civiltà sono mortali. E noi siamo in piena mortalità di questa nostra preziosissima e fragilissima civiltà umanistica. E quindi ecco, rifarsi alla classicità, gli autori classici parlano, non so, ad esempio Cicerone, da delle definizioni meravigliose di amicizia, nelle amicizia, lui afferma che l'amicizia è un sentimento virtuoso e destinato a legare tra di loro soltanto le persone virtuose, quindi non è basato sull'utile, cioè di fatto Seneca, quindi no, lo stoicismo. Non è basato assolutamente sull'utile, sull'egoismo, ma è basato appunto sui valori di altruismo. Naturalmente antropologicamente, Luciana faceva riferimento anche all'antropologia, antropologicamente l'amicizia è il sentimento base della comunità, del fare comunitario, e non a caso proprio perché il dialetto è un richiamo a questa forma, no, ancestrale dei suoni, che appartengono a comunità e quindi a comunità antiche, di un'antichità, e quindi a dei legami fortissimi e molto saldi. Ecco, poi per ciò che riguarda l'endecasillabo, giustamente ha fatto un'ampia illustrazione lunga, l'endecasillabo è proprio il verso, naturalmente sappiamo, il verso principe della tradizione italiana, ma il verso più duttile, perché ha un'infinità di variazioni ritmiche, quindi una mobilità estrema, e questa mobilità è stata proprio studiata anche da Ungaretti, da tanti poeti, diciamo nella modernità, da Ungaretti, che ha destrutturato l'endecasillabo e ha scoperto così che conteneva tantissimi versi l'endecasillabo, dal finario, il nonenario, il settenario. Ecco, anche questo, cioè il fatto di dare una struttura metrica chiusa è anche un rivedere in un certo senso queste nostre radici ormai completamente abbandonate e questo legame insomma anche con le lingue dialettali, abbiamo visto pure tante mafie. Ecco, la cosa che mi ha colpito è l'inizio, l'incipit dell'antologia,
con questo incipit molto apodittico, no? Dirò dell'amicizia detto fatto di Dante Maffia, quindi un incipit apodittico molto affermativo, dove appunto si vuole proprio sottolineare questo fatto indelebile che appartiene proprio alle radici dell'animo umano. E tra le parole, poi sappiamo appunto che tra queste parole, le parole sono degli angelos, diceva appunto l'Imman, sono portatrici di energia tra una persona e l'altra. E quindi ecco, è questo rivalutare, cioè ridare, rivivificare questo lavoro di vivificazione appunto di parole e di energie che vanno spegnendosi, è un lavoro estremamente importante e mi sembra che questo libro in pieno sia riuscito nell'intento. Grazie. Grazie Letizia. Puoi cominciare leggendo il tuo... Sì. Potresti leggerci sia l'incipit di Maffia che il tuo, va bene? Grazie, perché Letizia Leone è anche un'autrice, quindi cominciamo da lei. Dirò dell'amicizia detto fatto. Dopo l'amore, quel che dà ai cuori armonia e pienezza dell'incanto e cancella le asprezze e i dissapori è l'amicizia, un vero dolce manto, fecondo e bello, come dolci fiori che sfidano la luce, un vero schianto. L'amicizia è conforto e tenerezza, fermezza e lealtà, non solo brezza. Dirò dell'amicizia, detto fatto, cose che mai svelate furon prima, tanto che vi parrò un poco matto, pur godendo da tutti grande stima. Finora sono stato insoddisfatto, ma non son morto per la disistima. Però adesso devo ribadire che l'amicizia non si può tradire. Dante Maffia. Per parlare dell'amicizia mi sono rifatta al confine molto labile tra amicizia e amore, perché ebbi la grande fortuna di collaborare con un poeta, purtroppo che ormai non c'è più da parecchi anni, Vito Riviello, su un libro sull'amicizia amorosa, dove lui affermava che l'evoluzione dell'amore e dell'amicizia insieme confluiranno in una sorta di legami affettivi, per affinità elettive, che saranno platonici o non platonici, quindi vagheggiava sofisticamente una società che si evoluzionasse proprio sulla base del sentimento dell'amore e dell'amicizia, quindi sta ai confini. Né tabù o fughe, né notti vaganti, né un erotismo da camera d'ore, ma sentimenti chiari, dialoganti, illuministica scelta d'amore. Mela aperta tra lettere volanti, non è meschino il pomo, ha un buon odore, che Adamo ed Eva non sono noiosi, coppia antenata di amici amorosi. La stanza è ancora vuota, non c'è assedio. Questa amicizia è larga, aperta porta, cuore, filosofia, cielo, rimedio, inventa cure per la vista corta, apre frontiere, smorza ogni epicedio. Platonica elezione, onesta esorta, mille sms di liquide epistole, con voci e luci, con diastole e sistole. Grazie mille. Dante Quaglietta, puoi venire? Tra l'altro oggi vogliamo svelare che è anche il compleanno di Dante e facciamo gli auguri. Don't
Scusate, allora leggo la seconda. Si sente? Ai figli voglio dire sottovoce che l'amicizia vera non è scritta, ma lavorata in rete a punto croce, in visi intrecciati in una danza che i padri antichi chiamano speranza. Sì. Guardate, potete anche leggere due ottave, anche una di un autore che vi piace, che non è presente, ecco, alla vostra discrezione. Che bella sfida scrivere un'ottava. La metrica, si sa, costringe un po'. Sull'amicizia, poi, fiumi di lava, si è detto e scritto tutto, sì, lo so. Amici, sarà un tempo che si stava vicini e ora? Ora non si può. Il Covid l'ha cambiata l'amicizia. Adesso a raccontarla si reinizia. Adesso più non vedo il tuo sorriso, solo uno sguardo da cui non capisco se questo strano tempo a tutti in viso ci terrà ancora insieme o se sparisco, anche dal video, via pure il tuo viso. Io questa storia qua non la gestisco. È debole il wifi, neanche ti sento. Ecco, ci siamo. Ora è tutto spento. Grazie. Cristiano, vuoi dire? Io che ebbi a dire e persi anche gli amori, delle amicizie unico mio seme. Non trovo come un tempo batticuori a stare con gli amici ancora insieme. Così oggi sto cercando invece amori senza vedere l'età che non ha speme. E per cercare senza speranza loro, tante amicizie perdo che sono ora. Dire la pagina perché non ci sia. Sì, diciamo la pagina così seguono 30. L'amicizia a coltivare il seme può essere però anche virtuale. Festa è il piacere dello stare insieme, perché senza gli amici si sta male. Ci si collega ai social con la speme che l'amicizia diventi reale, con un profilo Facebook o Instagram, mezzi moderni al posto del pam-pam. Vorrei leggere quello di Enrico Ambrosi, sì, che è romanesco. Okay. Stefano Ambrosi, scusate, oggi sono fuori da lì. E Stefano Ambrosi è stato molto dispiaciuto di non poter venire, ma gli hanno cambiato turno di lavoro. Pagina. Amico o amica? Pagina. Che pagina? 26. 26. Amico o amica è una parola bella. Che se te dice bene e l'hai azzeccata, brilla nel cielo come una sferella. È puro così tanto inflazionata che se gli s'appioppasse una gabella ogni volta che Nerdilla aveva abusata, e il buco dei miliardi dello Stato sarebbe in 2, 2, 4 sistemato. No, 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 no.
no. Volevo ringraziare tutti i presenti e soprattutto loro, che i curatori hanno fatto un lavoro eccezionale, quindi grazie a voi. No, questa è un'ottava di Marco Limiti, dove ci sono due dediche, una a Emily Dickinson e un acrostico a Giacomo Caruso, che era un poeta e cordiale amico della Libreria Maggiore di Interno. Mi emoziono perché chi lo sa, Giacomo c'è più. Amicizia ne aveva pochi in mano, giammai vagava per salotti e feste. Carlo soltanto aveva, era il suo cane. Aveva lui forte amicizie, oneste, recitava parole quotidiane. Un brutto giorno, per cose funeste, sono fuggito, lontano dal sole. Ora silenzio, non manca parole. Grazie e complimenti per questa bella iniziativa, mi sembra una buona ragazza. Se permettete ne leggo due. Comincio da quella più seria, perché spero con l'altra di sollevare un po'. Non so la pagina perché non avevo ancora la fortuna di avere il libro. Da ragazzi giocavano a pallone, legati da passione e da amicizia. Congiunti dopo dalla professione, contrastarono di mafia la nequizia. Insieme, Borsellino con Falcone, vollero far trionfare la giustizia. Le loro sorti furono pure unite dal cupo rombo della dinamite. L'altra mi sono divertita a scriverla in dialetto napoletano. È una lingua che un pochettino frequento, essendo umbro di nascita e di formazione, ma di origini campane. Spero di non aver sbagliato troppo nello scrivere, però non c'è un'accademia della Crusca napoletana e quindi spero di essere perdonato. Grazie. Tu dici, si manisce e d'indocore dal sentimento è bello e dà energia, ma non riesce a fare l'incantatore. Questa amicizia è falsa, è una bugia, e tu sei solo un lurido impostore, e vuoi fa amore, cavagliona mia. Sai che ti dico innanzi a tutta gente, non sei un amico, tu sei un fotente. Grazie. Poi, se vogliamo parlare dei poeti a braccio, io conosco entrambi, e se qualcuno vuole sapere qualcosa, glielo racconto. Due parole sole di ringraziamento intanto a tutti voi che siete qui, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E devo ringraziare Luciano Raggi che mi ha contattato per questo progetto e naturalmente i curatori che hanno accettato poi di inserirci. Grazie all'editore. Leggo prima una poesia di un amico che non sapevo ci fosse, Bruno Bartoletti di Soliano Rubicone, su Rubicone, è una persona speciale, molto brava come persona, è un poeta di lungo corso, a pagina 40. E poi che cosa? Dice in un momento, dopo una pausa che mi pare eterna, guardando avanti l'opera del vento, mentre il ricordo ad altre voci alterna. Lo sai che questo amore non è spento, tu sarai la mia fiaccola lanterna. Vorrei crederlo, certo, ma straniera è l'ombra che ci attende verso sera.
e la mia che è in dialetto urbinate. Il dialetto urbinate non è difficile, e nella parlata alteriamo dialetto e italiano spesso, anche nei discorsi seri, filosofici o letterari, tra amici si alterna dialetto e italiano. Io qui ho tentato la traduzione in dialetto italiano di una poesia di Leonardo Giustiniano, un veneziano del 400, 1388-1446, che mi aveva molto colpito, stavo facendo degli studi sulla poesia del 500. Che pagina? Pagina 41, scusate. Più entar corbi, quando mi dicevi che ben me levi propri ben, c'era da un giorno che non me vedevi, sai occhi mi cercavi tra la gente, e sar guardando tu e mi distinguevi, dentro il tuo cor una mucchia era dolente, adesso me vedi e sembra che me conosci, non so abbracciata a te stata mai fosse. Abbiamo capito, non chiediamo nemmeno la traduzione. Volete la traduzione? No. Lorenzo, può venire? Lorenzo Poggi. Pagina 26. Desiderando confidar segreti, cercai d'intorno tra gli amici veri chi stesse muto tra quattro pareti. Ma la ricerca non trovò i sinceri, non allargò le maglie delle reti, né s'arricchì di nuovi cavalieri. Così decisi che non c'era storia, e un amico cercai senza memoria. Alessandra Carnovale. Poi viene Elvio Ceci. Ok, pagina 29. Voglio narrarvi dell'evoluzione dell'amicizia ai tempi della rete, di quando un certo Mark, gran fondazione, con algoritmi e like, già lo sapete, ci ha catturati e indotti in confusione, sicché a farsi domande un po' indiscrete. L'amico è tale per affinità o una questione di app, virtualità? Elvio Ceci. Pagina 18. E tu continua ancora a messaggiare. La mia voglia di leggere è un martello che brucia, mi costringe a detestare l'essere diventato come Otello dagli occhi verdi. Non riesco a bloccare il fuoco che ci unisce ad un anello, ma amicizia non è amare all'eccesso, è libero legame dal possesso. Grazie. Bravo. Anna Maria Robustelli. L'amicizia tra Jesse J.C. Owens e l'ariano Lutz Long ancora brilla, fulgita stella nei Fred Astaire's Heavens,
A Hitler non andò quella scintilla. Ne era per Roosevelt una gentleman's face dalla nera pelle che sfavilla. In Sicilia Luz Long trovò la morte, ma per J.C. ci fu migliore sorte. E vi ricorderete che Jesse Owens è il nero che ha vinto nel Santo il Lungo alle Olimpiadi del 1936 a Berlino. E la cosa bella dell'amicizia è che fu un tedesco, tipicamente ariano, diciamo così, fisicamente, ma non perché per me sia inutile, eccetera, che gli insegnò a vincere, perché lui aveva fatto due tentativi, ma non era riuscito, era stato, insomma, non erano buoni, adatti. Allora il tedesco gli ha detto di anticipare lo stacco, no? E poi si sono scritti per anni. E nel 1942 Long è stato chiamato a combattere in Italia e l'anno dopo è morto in Sicilia. Ma l'amico americano poi è andato a trovare, come lui gli aveva richiesto, il figlio del tedesco, insomma, di Long, in Germania. Per cui questa amicizia è molto bella perché è del tutto disinteressata, insomma, mi ha colpito. E la seconda poesia che volevo leggere, l'uscita di una donna, comunque una poesia che mi piaceva, ovviamente. E non so però se la persona è presente, Eleonora Sabetta. Ah no, scusate, ho detto male io, scusate, sì, ho sbagliato perché... Irene, gliela facciamo leggere, poi tu ne leggi un'altra. No, io tanto... vorrei leggere quella di Silvia Bove. Benissimo, benissimo. Va bene. Allora. Volevo dire che anche questa scelta femminile, ci sono anche bellissime poesie scritte da uomini naturalmente, me lo lasciate dire per ricordare la grande manifestazione di oggi a Piazza del Popolo per le donne afghane, e tutte noi lo sappiamo e siamo contenti che ci sia stata, che ci sia, insomma, cominciata presto. La casa dell'amico non ha porte, se nella notte vi arrivi ferito e sanguinante, pugnalato a morte. L'accesso sarà sempre consentito, non dovrai urlare né chiamare forte, avrai ristori senza alzare un dito. Quando guarito poi vorrai andare, le bende a terra tu potrai lasciare. Salve a tutti. Allora, io volevo, vabbè, prima di tutto ringraziare a parte i curatori che stanno andando anche un po' coinvolti, e poi soprattutto anche Giorgio Patrizzi, che molto gentilmente e amichevolmente ci ha fatto una splendida introduzione. Io leggerò una delle due a pagina 27, una di quelle che Letizia citava con le citazioni latine. Questa penso mi pare sia attribuita ad Ennio. Amicus certus nel marmo scolpivano a Roma antica. Nelle cose incerte si riconosce. E talora morivano per non rendere il detto voce inerte. E al tempo il motto i cavalier seguivano per dare onore alle ferite inferte. Ma avremmo ancora noi di tal contezza il dubbio. È il solo ad avere certezza. Voglio leggere poi una dell'amico Ludovico Fulci, che è venuto sempre a pagina 27, la numero 44. Disgraziato, bugiardo, mascalzone, brigante, farabutto e maledetto, pettegolo, immorale, fanfarone, conosciuto per tale in ogni tetto, mi ha tradito. Quell'altro compagnone fidato, buono, onesto, assai corretto. Al dunque, dai nemici mi guardo io, dagli amici però mi guardi il Dio. Marchia Spinelli. Poi Giuseppe Spinelli. Buonasera a tutti e grazie ovviamente a Luciana per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto e agli altri curatori. È stata un'occasione per provarmi su un metro di poesia.
Italia che assolutamente non avevo mai frequentato. I due testi che... pagina 32. Nel tempo che nel male si è sospeso, un bene giunto d'uno assai prezioso. O voce amica, attimo lieto speso, con voi l'iPhone un viatico brioso, al miraggio del giorno meno arreso, e l'ingegno dell'arte bisognosa. Così diletto sviammo l'interludio, la voce dell'abbraccio nel preludio. È un po' più triste perché parla di un'amicizia perduta, da pagina 36. Di tante manca quella più distante, da mesi o anni, per caso, per pigrizia, né io né lei fu prodiga di andante, per un'inezia chiusa l'amicizia, mostrandosi nessuna accomodante, mancando forse entrambe di giustizia. Di tante la più cara s'è perduta, e nel ricordo l'ha pregiata tutta. Grazie. Giuseppe Spinelli. Giro largo. Purtroppo non ho del vino dietro, se no sarebbe completa la cosa. La poesia sta a pagina 49. Versami un vino, rimedio dalla guerra, contando passi lenti verso il mare, argine estremo cui vita s'afferra, fragile bordo verso acque più chiare, con un piede poggiato in calda terra, mano ferma di chi nutre un filare, scalando mani nude ogni destino. Amica, madre terra, versa un vino. È il gran finale del libro, questa è l'ottava finale, veramente bella. Non potevo autocelebrarmi in questo modo. Lo dico io. Allora, Anita Napolitano. Buonasera a tutti, questa per me non è la prima esperienza. E pertanto sono qui, vi ringrazio perché è stato un modo per non sentirci soli nel periodo di reclusione. C'è stata una forte condivisione, pertanto è quello che mi ha unito a tutti voi. Pagina 20. Quando è sincera e onesta è un gran riparo di tante sofferenze della vita. Un vero amico non è mai ignaro e non ti chiederà contropartita. Nella tua vita sarà sempre un faro, ogni difficoltà sarà bandita. Ti renderà tal viaggio più leggero, donandoti il suo affetto lusinghiero. Pagina 21, ma questa è la tua? No. No. Va bene, abbiamo letto un altro di Antonietta. Allora, il detto, allora questa era mia, quella di prima era di Antonietta Tiberia. Il detto popolare non inganna, quando verace l'amicizia regna, c'è soluzione pure a quel che affanna, più chiaro giorno la mente disegna, il cuore reagisce alla condanna, e vaga senza meta quella indegna, ma... se è me, non è salda e menzognera,
disinganna e ferisce la Megera. Vabbè, l'altra non la legge perché è quella di Silveria. Grazie. Vittorio Pavoncelli. Grazie, buonasera e ringrazio gli amici che hanno curato questa insolita edizione di un libro scritto di Vittorio Paolo. Non è stato facile, anche perché non si è abituati a scrivere in questa maniera. Secondo te, credo che ce l'abbiamo fatta tutti. Allora, è sosia più d'amore doloroso, e oscuro cova stretto a sé l'amico, se aspro ferire aspira e finge sposo, che inganno viene d'affetto più antico. Accuso, ambigua, amicizia e certo oso, comico muta il geloso a nemico e cambia spesso in disappunto, in dolo e infine gioia mia solo me consolo. Due parole prima dicevi e introduco un tema nuovo con Fabio Sebastiani, Luciano Raggi e Maurizio Mazzurco. Abbiamo creato un gruppo di poesia, Mondo Poesia per il Clima, poiché riteniamo che la poesia sia la voce più autentica per parlare della Terra e dei cambiamenti climatici, la voce più, come dire, intima. E con questo vorremmo, come dire, allargare il discorso a tutti coloro che vorranno partecipare. Non ci sono, come dire, preclusioni, così come le grandi manifestazioni di Greta Thunberg non discriminano fra i giovani che vogliono partecipare ad una lotta per un cambiamento della situazione generale verso dei cambiamenti climatici che più o meno fra poco daranno i loro effetti. Allora, prima che sia troppo tardi, leviamo e facciamo sentire come un boato le nostre voci poetiche affinché si possa portare, e qui lo devo dire anche in sede politica, la voce dei poeti, che non è soltanto la voce di persone che aspirano ad essere, come dire, investiti di alloro, ma vogliono partecipare politicamente, così come tutti i poeti hanno sempre fatto, perché la voce più autentica del poeta è quella che diventa poi una voce politica, e molti poeti hanno pagato anche con la vita la loro voce poetica. Di alcuni vedo qua che hanno già come dire, partecipato a questo nostro progetto, che speriamo che diventi il vostro, il nostro, e ad alcuni abbiamo già dato un appuntamento. Ci sarà un prossimo evento al Teatro dei Documenti dal titolo Antropocene. Alcuni dei poeti già sono stati invitati a partecipare, e beh, non tutti, purtroppo alcune cose si fanno di fretta, lo dico, come dire, perché è nata recentemente anche questa, devo fare questa mia candidatura con i Verdi all'interno del municipio, non del municipio, all'interno del comune, per cui sono candidato con i Verdi in appoggio alla lista di Gualtieri. E detto questo, però, è semplicemente la mia vita personale. Il Mondo Poesia per il Clima l'avevamo creato all'inizio dell'estate, poi è sopraggiunta questa candidatura che secondo me può soltanto che rafforzare, ma non interferire, e non è un'appartenenza politica. Detto questo, e poi con Luciana, Fabio e Maurizio daremo ulteriori informazioni a chi lo vorrà. Vi ringrazio. Sì. Ora passiamo con le donne, perché gli uomini hanno disertato oggi, i poeti uomini. Allora, Daniela Basti. Si sente? Sì. Voglio ringraziare Luciana
che è stata così carina con me, e poi voglio ringraziare Terry che mi ha presentato, Terry Olivi che mi ha presentato a Luciana. Io voglio leggere una poesia che è dedicata all'amica mia da 50 anni, ci conosciamo, e poi se è possibile, non lo so se fa piacere, vorrei leggere la poesia che c'è di seguito, quella mia, di Tiziana Marini che non vedo. Magari non la leggerò come Tiziana, però vabbè. Allora, ci siamo conosciute il primo giorno di insegnamento e adesso dei 50 anni che aggomitoliamo. Canzoni, lontananze, occhi velati, fughe, cadute, gli animi temprati. Poi leggo quella di Tiziana. Se di amicizia, scusate, a pagina 35. Se di amicizia ragionare io devo, con te nel cuore, amica, posso farlo. Io ricordo che quando ti vedevo, la gioia, e non so come era spiegarlo, risvegliava nell'anima sollievo, che sono lieta solo a ricordarlo. Amiche, sì, sfidando la fortuna, sempre pronte nel cuore per la luna. Dusca, biscotti. Poi Tiziana Colusso, prepara. Buonasera a tutti, si sente? Sì. Ah, io ringrazio questi signori qui perché veramente sono molto contenta di partecipare a queste kermesse di poeti. Allora, e dunque quello che io ho scritto è a pagina 30. Andavo un giorno in giro su FB, quando su di un tramonto senza luce nessuno aggiunse il like, nessun gradì. Triste sembrò, piacere non induce. Chi l'autor fosse cercai tutto il dì, sapere al buio che vita conduce. Al fine lo trovai, ragione ottenni, disse, è il futuro, ahimè, dei novantenni. Brava. Gli chiesi perché al buio già pensasse, visto che ancora nella luce viveva. Volgendosi questi anni in fondo all'asse, guardo la vita che mi sosteneva, siccome un cavalier che cavalcasse, senza pensiero a quello che accadeva. Con te qui parlo e m'alleno al futuro, amica mia, con te sarà men duro. Tra l'altro è un signore di 90 anni che io ho conosciuto su Facebook, insomma, cioè è una storia vera, ecco, questo volevo dire. Grazie. Tiziana Colusso. Poi si prepara Paolo Oliva dopo. Grazie. Voglio ringraziare, diciamo, voglio rendere omaggio a questa originalità che hanno avuto i curatori non solo in questo libro ma in quello precedente di Gabbiano, perché di antologie se ne sono fatte tante, abbiamo partecipato tutti a tante antologie. Ma questa formula è veramente originale, veramente non l'avevo ancora vista, perché poi loro non si limitano a mettere uno dietro l'altro i testi in ordine alfabetico, eccetera, ma creano in questo in particolare dei percorsi, delle appunto aree tematiche, e alla fine è un testo teatrale, è un al respiro di un testo teatrale. Infatti io mi ricordo Annemi, è stato molto bello quando l'abbiamo letto proprio in quella situazione in cui tutti di seguito lo leggevamo e sembrava una situazione teatrale. E quindi invito, insomma, propongo, se fosse possibile, di farlo. Evidentemente chi non è a Roma, noi ci prenderemo ognuno un po' di autori e così si fa. Ho dato il compito a casa. Il mio testo è all'interno della sezione Colmera, che è quella che si intitola Il traduttore tesse la moina, che è proprio
uno dei miei versi, ed è un omaggio in verità a Dante in questo anno particolare, come sappiamo, e in particolare al canto 32esimo dell'Inferno, quindi il penultimo, quasi all'uscita dell'Inferno, c'è Caina, dove stanno i traditori. Ecco, e quindi il mio testo è ispirato a questo. Pagina? Pagina 28. Quando le rime aspre di Caina, ghiacciate gocce lungo la mia schiena, son dolci come miele la mattina, vuol dire che già ura la iena. E il traditore tesse la mollina, con una mano vuota e l'altra piena. Se il soldo dei Caini suona sordo, l'amico è invece celestiale accordo. Grazie. E la mascherina si sente un... Paola Oliva. Poi Irene Sabetta. Allora non vedo Angela Bonitelli, ne leggo. Di amicizia discorrere richiede questo tempo, che ne preclude l'alfine. Cercar bisogno in ogni spazio e sede ove si possa ritrovare fortuna. Forse è vero, il momento ci concede d'aver nel cuore quella più opportuna. Di buona fede si assaggia custode, di giorni tristi e di lieti essa pote. Questa è di Angela Bonadelli. La mia? Parte da una considerazione che la pandemia, se da una parte ci ha privato della libertà, che la pandemia, il Covid, la reclusione forzata ci ha privato della libertà, da una parte, dall'altra però ha rafforzato delle amicizie su Zoom o per WhatsApp. Perché comunque ognuno di noi cercava di sfuggire da questa solitudine forzata che ci era imposta dalla situazione anomala che stavamo vivendo. Ora, assisa sul comodo sgabello, solo bramo il ritorno al sole e al mare. Con un portatile quasi fardello, penso a un mare di cose ormai da fare, con un'amica su WhatsApp favello, per tante storie insieme ricordare. I tempi di oggi sono e non di allora, ma vada la pandemia alla malora. Irene Sabetta, senza microfono. Sono un po' ribelle loro. Leggo di Silvia Bove, la strofa 77 a pagina 37. Fatta di buona essenza, tu sei accolta e mi tratteggio un'emozione gravita. Quando la vita fu dura e stravolta, nella mia tenni la tua mano pavida. Vivere insieme fu una giravolta, un'alleanza femminile impavida. Un cuore puro mi sentì accanto. Tutti conoscano qui il nostro campo. Maurizio Marduco. Guarda, non mi vergognate, ma io devo correre. Saluto a tutti, complimenti di nuovo. Grazie. Allora, io leggo intanto l'ottava in siciliano dell'amico Marco Scalabrino, che vabbè, è assente, sta buono nella sua Trapani, e troveremo il modo, insomma, di salutarlo e di vederci diversamente. Comunque leggo la sua ottava, che è l'ottava 8, pagina 17. So quella vita senza dinamiti, un compagno d'armi, di scuola, di yoga, uno che sa piattia di mico e mico, uno che si gittassi nelle foto, uno che qui ci sparti sali e pico, uno di cavalino, uno di gioco, l'amico a San Mio. Io ci voglio,
minuto il mio zio, il mini Vanni. Non so se si è capito con cosa lo c'è. Allora, poi leggo una mia ottava che in fondo celebra l'amicizia e la poesia insieme e che narra dell'amicizia fra Segre e Ungaretti durante la Prima Guerra Mondiale. L'ottava 106 a pagina 47 che racconta proprio come Ettore Serra, letterato e poeta, quando era giovane ufficiale durante la Prima Guerra Mondiale, conobbe il fante, Giuseppe Ungaretti, ne divenne amico. Raccolse le poesie scritte su foglietti che Ungaretti teneva raccolti alla rinfusa nel Toscapane, foglietti volanti destinati a nessun pubblico. Li riordinò e fece una sorpresa l'amico Ungaretti, stampando a sue spese la prima edizione in guerra nel 1916 del Porto Sepolto. E il poeta Ungaretti lo ricorda all'inizio della lirica commuata. Dall'abisso, gentile Ettore Serra, ogni parola in un attento ascolto, sodale fra i deliri della guerra, su rimasugli di carta hai raccolto, che stavate buttati nella terra. Così il poeta nel porto sepolto giunge e torna alla luce col suo canto e lo disperde al mondo sempre accanto. Vi leggo una mia ottava, pagina 35, dedicata a Mavi, una mia amica di libri. Galeotto fu un libro e l'altro dopo. Per l'amicizia che volle il destino, da quel tempo valore e nuovo scopo è presenza al mio fianco nel cammino. Fra rovi e margherite pronta al luogo mi sta accanto, il pensiero a me vicino, luce che sempre m'accompagna e brilla, ogni parola sua per me scintilla. Allora, non citerò la mia, voglio solo chiudere questo bell'incontro che insomma ci riconferma nell'importanza della poetanza, ecco, e quindi ci spinge ad andare avanti. Siamo in contatto, elaboreremo sicuramente un progetto, magari non in un'altra forma così forte, insomma, ma in maniera originale, ma sempre insieme. E mi sembra che anche i critici, insomma, ci hanno spiegato che nasce qualcosa di importante, che va coltivato, perché insomma, guardate, tutto questo è nato da una tristezza, adesso la devo raccontare così. E vedere questi poeti un po' immiseriti nei reading non è stata una bella sensazione. Ci siamo un po' sforzati, applicati nel capire come dare un po' più di slancio a un lavoro che comunque c'è, è quotidiano, si confronta con la realtà, con il linguaggio, quindi perché insomma, fare queste passarelle senza né capo né coda e soprattutto ad uso e consumo degli editori. Adesso limiti, magari si arrabbierà un po', però insomma anche questa categoria degli editori forse andrebbe un po' messa sotto critica, perché non c'è più nessun tipo di ricerca, nessun tipo di, no, di nuovi percorsi, di cooptazioni positive degli stessi poeti. Insomma, i poeti sono abbandonati a loro stessi, diciamo. E allora l'idea è quella un po' di rimettere in circolo energia buona e quindi di creare, come ci siamo riusciti, anche grazie ad alcuni miracoli che non abbiamo certo fatto noi, e quindi siamo incoraggiati ad andare avanti anche con altri traguardi. Allora, chiudiamo qui, dato che anche la villa sta chiudendo, dobbiamo smobilitare, io vi pregherei una piccola cortesia, se ognuno di voi porta la sua sedia in fondo al vialetto così le riponiamo a posto.
Scusate un attimo, non abbiamo avuto tempo di dirci delle impressioni su questa cosa. Siccome sicuramente faremo altre presentazioni in luoghi idonei, se voi volete mandarmi qualcosa di scritto alla mia mail, io raccolgo queste vostre impressioni, non le chiamiamo recensioni, insomma queste impressioni che avete avuto dall'ascolto e anche dalla lettura che probabilmente molti di voi non hanno ancora completato in modo approfondito. Grazie, buona serata.